È stata presentata oggi nell'aula consiliare del Comune dell'Aquila la rete locale dei servizi di prossimità, un progetto innovativo sperimentale che vuole fornire risposte ai cittadini più bisognosi per difficoltà economiche e sociali e che vede coinvolto il Comune dell'Aquila e ben 18 associazioni di volontariato tra le più attive presenti sul territorio, che oggi hanno firmato il protocollo d'intesa. Ci spiega il progetto in dettaglio l'assessore alle politiche sociali del Comune dell'Aquila, Emanuela Di Giovanbattista. Sì, allora oggi firmiamo questo protocollo d'intesa, che è frutto di un lavoro di programmazione molto importante che è stato fatto fra l'istituzione, quindi il comune, anche con l'istituzione Centro Servizi Anziani per quanto riguarda le politiche delle persone anziane e 18 associazioni del territorio. Si tratta di un primo esperimento, quindi di un progetto sperimentale che per la prima volta vede l'istituzione più il privato sociale di tipo associazionistico, mettersi insieme in partenariato per la coprogettazione di interventi rivolti al sociale e anche poi per la gestione. Ovviamente si tratta di servizi, quelli che noi andremo ad attivare, che sono servizi che vanno al di là di quelli che sono i servizi tradizionali delle politiche sociali, ma che sono dei servizi che rispondono più prettamente a quelli che sono i nuovi bisogni che si sono creati soprattutto all'indomani del sisma. Appunto, il nome è servizi di prossimità. Prossimità vuol dire servizi che si avvicinano di più al cittadino, quindi non è più il cittadino che va nell'istituzione, ma è l'istituzione che va dal cittadino, che risponde ovviamente al decentramento che c'è nella nostra città e che ha anche l'obiettivo di andare ad individuare quelli che sono bisogni più nascosti, bisogni latenti, da rispondere a delle problematiche che si sono generate soprattutto all'indomani del terremoto. È un work in progress, cioè in questo momento noi abbiamo individuato alcune azioni, sono soprattutto tre le azioni che noi andremo ad effettuare, che riguardano soprattutto la mobilità sociale, per rivolta soprattutto ad anziani, a persone con fragilità sociale ed a disabili, sportelli di ascolto e di indirizzo di informazione per le famiglie e di sostegno alla domiciliarità. Però è un work in progress perché ovviamente durante il progetto, essendo questo un intervento flessibile, un intervento flessibile che può essere ovviamente modulato sulla base poi dell'insorgenza ovviamente di nuovi bisogni. Quindi quest'anno sarà incentrato soprattutto su queste tre azioni e dopodiché per gli anni a venire o per il tempo a venire abbiamo anche la possibilità ovviamente sulla base poi dell'intercettazione di nuovi bisogni di andare a rimodulare l'intervento. Tutti i servizi hanno un costo totale di 200.000 euro, di cui circa 140-160.000 euro verranno date alle associazioni per poter effettuare i servizi. Abbiamo voluto dedicare una parte importante, circa 52.000 euro, per invece interventi a sostegno del reddito. Sappiamo, non ci possiamo nascondere, che i problemi economici nella nostra città, anche a causa ovviamente della crisi economica globale, sono importanti, quindi il comune, ovviamente i fondi sono tutti fondi comunali, all'incirca 52.000 euro, li abbiamo voluti investire per interventi di sostegno al reddito attraverso ovviamente degli interventi di tipo indiretto, come per esempio acquisto di buoni alimentari oppure pagamento di bollette, proprio per poter aiutare ovviamente le persone che in questo momento hanno bisogno. Ok.